E l'appuntamento di martedì 6 settembre, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia con i quotidiani calabresi e con i fatti più importanti della giornata, che sono tantissime, verso il voto, i grandi temi a confronto. Faremo il punto della situazione sulla campagna elettorale che prosegue in vista del voto del prossimo 25 di settembre, ma ci occuperemo anche di territorio e in coda anche di calcio. Ma iniziamo con le prime pagine, subito l'apertura che riserva il quotidiano del Sud a proposito di voto, di grandi temi a confronto in questa campagna elettorale. Quanto Sud c'è nei programmi elettorali e che fine farà il reddito di cittadinanza? Dal Partito Democratico, attenzione alle aree interne e lotta alla dispersione scolastica. Il centrodestra promette il ponte. Per i grillini necessario stabilizzare decontribuzione Sud. Il terzo polo punta anche sul turismo. Si parla tantissimo di reddito di cittadinanza. Quale sarà il futuro, naturalmente, che fine farà il reddito di cittadinanza in chiave futura? Naturalmente nel dopo voto si apriranno scenari nuovi. La crisi, costi troppo alti, Callipo ferma la produzione per un giorno a settimana. E poi terzo settore, Don Panizza, questi rincari ci uccidono, chi aiuta i fragili? E questo è il punto di domanda. La fotonotizia, il sindaco di Rende interrogato dal GIP, respinge le accuse, agito nella legalità, dice Manna, che appare in questa foto dopo l'operazione di qualche giorno fa a Cosenza. Mare pulito, chiuso, il presidente della regione Calabria lancia la fase 2, presto avvieremo un catasto dei collettamenti. Numerosi arresti in Calabria, per la cronaca, 20 milioni di fatture false per riciclare in Italia il patrimonio del clan Arena. E ancora Catanzaro, il sindaco Fiorita, le linee programmatiche, regole e identità, Reggio, Amerigo Vespucci, omaggio ai bronzi e visite a bordo, Vibo, commercio, Movimento 5 Stelle vicini alla totale disertificazione. Poi Crotone, Castello, la replica di voce del sindaco, sicuro e più che pulito. Parliamo di bonus trasporti, Ferrovie Calabria non accreditata l'azienda, presto si procederà. E poi Europorto, a proposito di trasporti, diatriba tra Lamezia Terme e Catanzaro sul nome dello scalo. Andiamo direttamente ad occuparci delle altre notizie. Stupro di gruppo, la Cassazione partecipe, anche chi plaude. Vedete, il fatto accadde a Lamezia, qui il palazzo della Cassazione. Ancora Conte, l'ex premier insiste con la corsa in solitaria, mai in governi tecnici o con Fratelli d'Italia, dice l'ex premier. Salvini, il leader della Leni e della Lega, l'unica emergenza sono le bollette. Letta lo attacca e tornato alla vecchia Lega Nord. Lasciamo il quotidiano delle Sud, che ritroveremo per gli approfondimenti all'interno, per fare il punto di quelle che sono le notizie più importanti che arrivano soprattutto dalla Calabria, dalla provincia e dai nostri territori. Commercianti in rivolta, l'apertura di Gazzetta. Reggio, in tanti aderiscono alla campagna bollette in vetrina per sensibilizzare la politica. L'abate, interventi immediati o molte aziende chiuderanno. Situazione veramente difficile per quanto riguarda i rincari, soprattutto quelle delle bollette che adesso finiscono in vetrina. Fotonotizia di centropagina, Alival, l'ultima speranza è l'acquisto del sito. Sindacati e istituzioni provano a salvare i 79 posti di lavoro. E ancora tre notizie nel taglio alto per il calcio, Serie B, Regina capolista, Taibi, il granillo fa la differenza. E qui il Mura Amaranto della Sud, il grande pubblico nell'ultima sfida, quella vinta sabato pomeriggio all'Oreste Granillo contro il Palermo, per una Regina che veramente sta offrendo il meglio in questo avvio di stagione. Palmi, la minoranza, nessun ricorso sulla discarica, qui l'impianto di Melicucca. E poi Locri, cimitero, esumazione a tappeto, il presunto mistero della ruspa, da giorni al lavoro tra le tombe, gli indigenti finiscono nella fossa comune. Mosca, via le sanzioni, udite addio al gas, l'Unione Europea respinge il ricatto. E poi il Regno Unito più a destra. E ancora Champions, oggi Paris Saint Germain, Juventus, la partitissima che si gioca questa sera alle 21, l'Atalanta in testa al campionato, ieri le sfide che hanno completato il quinto turno, debutto europeo questa sera anche per il Milan a Salisburgo, domani le altre italiane in campo. Reddito energetico in Calabria, Callipo attiva la GIG per i rincari.
proposta di legge in consiglio regionale. Per quanto riguarda le due notizie di spalla, Reggio favori e dimenticanze ai detenuti eccellenti per la scelta delle celle, in tribunale avviato il dibattimento sui favoritismi nelle carceri. Gioia Tauro Porto, inaugurata l'asta ferroviaria del terminal auto, l'infrastruttura collega l'area di Automar con la rete nazionale. Lasciamo anche Gazzetta, che ritroveremo tra pochissimo anche qui per analizzare l'interno. Sono tante le notizie e andiamo direttamente sul nostro portale. È tornata la grande festa patronale di Siderno, c'è grande attesa naturalmente anche per i riti religiosi di giovedì e venerdì, e poi c'è questa grande fiera, come vedete dalle immagini già del nostro portale, attiva da qualche giorno sul corso principale. Bimbo di 3 anni lasciato solo esce di casa e vaga nella notte, denunciati i parenti. Sempre sul nostro sito www.telemia.it ci occupiamo di accoglienza, gli ultimi arrivi di immigrati, l'altra faccia dell'accoglienza quando i numeri diventano adesso incontrollabili. Situazione difficilissima per i tanti sbarchi che ci sono stati in questi ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo weekend al porto di Roccella. In Calabria, agente polizia municipale sputato in faccia sindaco, episodio gravissimo, dice. E poi il coronavirus, molti più guariti che nuovi contagi, però ci sono 4 decessi in queste ultime ore. Chiudiamo con Calabria.live, titolo in rosso per l'apertura: Mediterraneo e ponte sullo stretto, sud resta il parente povero d'Europa. L'intervento del professor Pietro Busetta di Unipalermo sulla realizzazione del collegamento stabile. L'infrastruttura sarà sicuramente costruita, ma con molto ritardo rispetto alle esigenze, mantenendo quel sottosviluppo che poi viene pagato dal paese e da tutto il mezzogiorno. L'incontro in cittadella a Catanzaro, il presidente Occhiuto, eccolo in questa foto, su depurazione ripartiamo con attività strutturali. E poi tutti pazzi per la Vespucci a Reggio, e ancora i medici in arrivo da Cuba in Calabria, Santo Biondo, o accordo da verificare, dice, in tutti i suoi aspetti. L'ultima notizia riguarda Crotone, comune al lavoro per comunità energetiche rinnovabili. Era questa l'ultima news di Calabria.live. Abbiamo anticipato tutte le prime pagine, è il momento adesso di analizzare, di approfondire i temi più importanti della giornata. Si inizia con Gazzetta del Sud, subito all'interno la ricca pagina politica, ma anche la guerra in Ucraina, tutti i fatti più importanti di primo piano. Vediamo, il Cremlino getta la maschera, via le sanzioni, o mai più gas, esplicita minaccia di Mosca all'Unione Europea. Bruxelles verso il tetto del prezzo che intanto si impenna, borse a picco, patto Parigi-Berlino. Intanto la BCE alzerà i tassi di 75 punti base, euro ai minimi da 20 anni, a Francoforte prevalgono i falchi. E ancora, per quanto riguarda le altre notizie, Calenda e larga coalizione con Meloni, Dem, più Europa ormai guarda a destra. Qui Carlo Calenda in questo fotino non esclude un futuro esecutivo allargato a Giorgia Meloni. Per quanto riguarda la pagina numero 3, almeno 10 miliardi e una sorpresa, giovedì la definizione degli aiuti. Il governo sul punto di chiudere il quadro degli interventi, mano tesa alle piccole e medie imprese. Intanto extra profitti e un tesoretto proveniente da decreti inattuati o scaduti. Caro Energia e riflessi sulla scuola, nello stabilimento Carioca, vedete, costi quintuplicati per la realizzazione di un pennarello. Negozi, ristoranti e bar in grave difficoltà, migliaia a rischio, già orari ridotti e aperture a singhiozzo. Negozianti in difficoltà, già molti ristoratori costretti anche a chiudere prima. Salvini, ministeri al nord e autonomia, Forza Italia, siamo l'antidoto al sovranismo. Nel centrodestra si marcia divisi per colpire unite. Poi vedete a fianco altre notizie. Un video self postato scatena reazioni, se vinciamo noi via i rom da Firenze e bufera su un consigliere leghista. Il video postato da Alessio Di Giulio, accanto a lui un'ignara donna di etnia rom, come si evince da questo fotino.
riportato da Gazzetta del Sud. Andiamo avanti perché ci occupiamo adesso di vaccini, parliamo di Covid, vedete, sono novità importanti, aggiornati i vaccini, via libera dell'AIFA, più efficaci sulla variante Omicron. In Alto Adige si torna a scuola per la prima volta senza mascherine. Intanto, dopo l'ok da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali EMA, arriva anche il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ai vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron che potrebbe colpire duramente ancora in autunno. Qui vedete il primo anno scolastico post-Covid, scuola a Bolzano. Savona, rogo in ospedale, si è sfiorata la tragedia, 3 intossicati e 1 è grave. Per quanto riguarda le altre notizie, direttamente sport, e poi ci occuperemo di pagine regionali calabro. Dicevamo serata di Champions League, Juve in casa del Paris Saint-Germain, dunque in Francia, Milan in Austria, dunque la Juventus si presenta contro il Paris Saint-Germain, c'è Donnarumma in porta nella Juve, ci sarà Paredes dal primo minuto, Vlahovic e Kostic in avanti. Novità intanto anche nel Milan che gioca con il Salisburgo, entrambe le sfide si giocheranno alle ore 21 e dunque inizia questo turno europeo per le italiane tra oggi e domani, poi le calabresi che stanno lavorando in vista di quelli che saranno i prossimi impegni di campionato. Le pagine regionali calabre, iniziamo subito da Cosenza, il sindaco Manna, mai prodotto atti irregolari per favorire cosche mafiose dopo l'ultima operazione, il primo cittadino di Rende interrogato dal GIP distrettuale Alfredo Ferraro, dunque spazio alla giudiziaria, i difensori chiedono la revoca degli arresti, i PM si oppongono. Un interrogatorio ieri a Palazzo di Giustizia. A fianco Anna, dalle grandi accusatrici dei patrini, il racconto degli affari dei clan cosentini. E ancora reddito energetico per le famiglie, arriva la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, contributo a chi acquista impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il testo depositato in Consiglio regionale dal capogruppo Tavernise, qui intanto l'aula di Palazzo Campanella. Lo dicevamo in apertura, anticipando i titoli di prima pagina, aziende stritolate dai rincari, il gruppo Callipo ricorre alla GIG, dunque alla cassa integrazione, l'imprenditore vibonese bollette fino a 400.000 euro, già non rinnovate alcuni contratti in scadenza, situazione senza precedenti. Qui vedete l'esperienza, quella di Pippo Callipo che guida un'azienda con 480 dipendenti in Calabria. Fatture false, parliamo adesso di altre news, ma soprattutto di cronaca, dicevamo fatture false all'ombra delle clan, 33 arresti, operazione della DDA di Brescia tra la Lombardia e la Calabria, colpito un sodalizio contiguo alla Cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, blitz di carabinieri e finanza, scoperti 7 società, cartiere e un giro di riciclaggio. Qui l'operazione, uno degli indagati controllati dalle telecamere dei carabinieri. Eseguite perquisizioni in 12 province e sequestrati beni per un valore di 6,7 milioni di euro. Intanto il proseguo di altre 2 indagini. Andiamo avanti all'approfondimento della notizia, funzionari insospettabili come complici dei raggiri, coinvolti colletti bianchi. Nei guai il direttore dell'ufficio postale di Isola e un dipendente delle entrate, vedete qui i controlli, l'ufficio postale di Isola Capo Rizzuto. Catanzaro, la regione spinge sul catasto dei collegamenti fognari, bilancio di fine stagione sull'inquinamento del mare, occhiuto, controlli e monitoraggio non si fermeranno. La sinergia con associazioni e forze dell'ordine proseguirà anche in futuro. E nel frattempo sul litorale tirrenico restano irrisolte numerose criticità. Adesso la pagina di Reggio per proseguire in questa parte finale di prima parte, Alival al capolinea, investitore cercasi, chiusa ogni possibilità di rientro dalla crisi aziendale, l'unica speranza è legata all'arrivo di una nuova proprietà. Ora entrano in gioco le istituzioni locali e la prefettura, ma i tempi stringono, i 79 lavoratori che rischiano il posto temono che presto verrà attivata la GIG. L'industria controllata dall'Actalis ha messo a disposizione alcuni posti per la ricollocazione offrendo soldi per gli esodi. Dema vuole incontrare intanto gli operai.
Tutto pronto per un settembre, vedete, sono anche eventi di attività per la conoscenza del patrimonio storico-culturale della città. Le attività di animazione inizieranno il giorno 10 e proseguiranno fino al prossimo 30 di settembre. Parliamo di rifiuti, Italexit inconcepibile, la riapertura della discarica e ancora per quanto riguarda le notizie che arrivano da Reggio, parliamo di scuole, verifica vulnerabilità sismica, disco verde alla gara per 23 istituti, esce dalle paludi l'operazione che risale al 2016. Gli interventi per 1 milione di euro attingono alle risorse dei patti per il sud, ma non sono sufficienti per tutti i 73 plessi. Nel 2018 la Giunta ha approvato i criteri con cui individuare le priorità e l'elenco degli istituti coinvolti. Intanto l'elenco approvato nel 2018 dall'ente. Domande fino al 19 settembre per i sussidi ai caregiver, prorogata la scadenza. Lasciamo la pagina di Reggio e andiamo direttamente ad occuparci di quelle che sono le notizie che riguardano naturalmente le pagine della Tirrenica, come facciamo ogni giorno. Momento civico, vedete, Villa San Giovanni, l'associazione chiede il riavvio della procedura del documento di pianificazione di sistema portuale. Qui vedete il progetto dell'ADISP per il nuovo porto. Alcuni adempimenti sarebbero infatti di competenza del comune. E sempre a Villa, incontro con Legambiente sulla tutela dei monumenti, presenti anche gli albergatori, suggerimenti mirati sulla tassa di soggiorno. Le notizie in breve, la prima da Oppido Mamertina, perdita in via dei Zerbi, sospesa erogazione idrica, Cittanova, successo per il raduno di Arlei. E il comune punta ad acquisirli, sempre da Villa, l'obiettivo nelle linee programmatiche del sindaco Camminiti, la valorizzazione avverrà con il coinvolgimento degli operatori economici. Previsto l'allestimento di un sito internet e di un info point per promuovere il turismo per quanto riguarda Scilla, Casa della Salute e punto di primo intervento, lettera ad Occhiuto, la Proloco di Bagnara, centro di allergologia, eccellenza del territorio. E ancora Santa Cristina d'Aspromonte, la sezione Avis festeggia il record di donazioni, una serata conviviale dopo le 24 sacche di sangue raccolte ad agosto. Continuiamo ancora con i temi all'interno, sempre per quanto riguarda la Tirrenica, andiamo a dare un'occhiata alle notizie che arrivano da Seminara, consiglio straordinario per decidere sulla discarica, ci sarà un consiglio comunale molto importante, decisioni da prendere. Sono tante, ma soprattutto ci si soffermerà su quella che è la situazione della discarica e si deciderà. Qui vedete la discarica di Melicucca in foto, la riapertura del sito di Contrada La Zingara continua a far molto discutere. Ospedale di Polistena, il problema è che nessuno partecipa ai concorsi già banditi. La festa di Polistena Futura, progetto Città della Piana, rilancia la proposta di un reparto nei nosocomi chiusi. E qui vedete il dibattito per quanto riguarda la festa di Polistena Futura, già in archivio. Riapertura del sito La Zingara, ancora nessun ricorso al TAR Palmi, la minoranza attacca l'amministrazione comunale, la denuncia non è firmata dal sindaco Ranuccio. Barone, Gagliostro, Bagalà e Melara avanzano il sospetto di un atteggiamento debole con la città metropolitana. A Rizzico, un istituto comprensivo, il commiato di Martino, vedete qui Giuseppe Martino ha lasciato l'istituto comprensivo di Rizzico. A Taurianova, conclusi lavori di realizzazione di un pozzo di Contrada Oliveto, avrà una portata di 1400 litri al minuto, si attendono i risultati delle analisi effettuate su un campione di acqua. Cinque frondi, campi estivi del comune per bambini e ragazzi. Vediamo le altre notizie sempre per quanto riguarda soprattutto la Tirrenica, tra poco ci occuperemo come al solito di Ionica con spazio a quelle che sono le notizie che arrivano anche dal territorio. Assistenza specialistica errare e umano. Gioia Tauro, la denuncia dell'ex garante per la disabilità Giovinazzo sulla decisione di assegnare i fondi alle scuole. Nel sottotitolo, lo scorso anno il servizio è iniziato a ottobre in un comprensivo e a marzo nell'altro. Intanto inadeguate le scelte dell'amministrazione, l'attacco del consigliere Filippone in campagna elettorale era stato preso l'impegno di realizzare una struttura.
Inaugurata l'asta ferroviaria di Automar, Gioia Tauro, i treni carichi di vetture arriveranno fin dentro l'aria in concessione. Torna così a MCT l'aria che era stata data in uso e che potrà essere riutilizzata. Cittanova, l'asilo Sant'Antonio, ostaggio dei prezzi. Dopo la rescissione con la prima ditta, il comune non riesce ad affidare i lavori. E poi a Rosarno, scarichi abusivi nel torrente Vena. Rosarno, dunque, il comune è stato multato dalla capitaneria di porto. Qui vedete il torrente Vena inquinato dagli scarichi abusivi. Proseguiamo, ci occupiamo adesso di Ionica, andiamo direttamente a Melito Porto Salvo. La parrocchia dell'Immacolata riabbraccia Don Giuseppe Manti in sostituzione di Don Pasquale Giaria, alle prese con problemi di salute. I fedeli bentornati a casa, riprendiamo il cammino interrotto. Vedete qui Don Giuseppe Manti, il parroco accanto al vescovo che presiede la celebrazione liturgica. A Montebello Ionico per i pubblici il nuovo volto del paese, vale 11 milioni di euro il piano triennale. Comprende la riqualificazione anche di alcuni punti importanti della cittadina. Qui vedete il progetto, un nuovo volto immaginato per l'area costiera di Saline Ioniche. Stabilimento balneare abusivo va sgombrato. Portigliola, il provvedimento della commissione straordinaria del comune che guida il comune di Portigliolo ormai da oltre un mese. L'ordinanza in esecuzione di una sentenza del TAR non impugnata dai titolari. Valeria Pezzimenti e Mirella Borrello, donne melitesi in Sicilia in bici contro la violenza alla pedalata amatoriale. Andiamo avanti, altre notizie per quanto riguarda ancora le pagine all'interno dedicate alla Ionica. Parco archeologico, numeri incoraggianti nell'estate del rilancio. Locri, vedete la direttrice, visitatori triplicati e grandi segnali di sinergie col territorio. Poi qui il cimitero, le tombe degli ultimi, vedete spianato dalla ruspa, il terreno occupato dalle sepolture eseguite a carico del comune, dei cittadini indigenti. E il tempo delle ruspe, sparite le tombe degli indigenti. Continua a far discutere a Locri la gestione della società affidataria del luogo sacro, un intervento radicale di cui si attende di comprendere le ragioni tra un regolamento antico e un piano regolatore che ancora non c'è. Si va avanti, ci occupiamo adesso delle altre notizie. È morto l'avvocato Maio, presidente onorario dell'Ordine, eccolo in questa foto, è morto ieri infatti l'avvocato Nino Maio, presidente onorario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri. Aveva 91 anni, penalista, si è contraddistinto a livello nazionale partecipando attivamente a decine di importanti processi. Per quanto riguarda le notizie ancora della Ionica, chiudiamo con Siderno. La città è in festa per Maria Santissima di Porto Salvo, perché stanno per entrare nel vivo anche i grandi festeggiamenti religiosi. Città in festa, la Madonna del Miracolo, vedete. Grande attesa per il suggestivo evento di domani, che torna dopo i 2 anni di stop imposti dalla pandemia. La processione in barca, omaggio per la grazia fatta ad alcuni pescatori scampati alla tempesta. E qui vedete la processione in mare della statua venerata dai sidernesi. Intanto funziona la task force dei vigili in prestito, organico rinforzato dai comuni vicini. Disagi nettamente in calo rispetto agli anni precedenti per automobilisti e soprattutto pedoni. A Caolonia, maggioranza targata Forza Italia, un tradimento. L'opposizione stigmatizza la scelta di campo di molti amministratori. Per Luano Franco, alcuni di loro erano dichiaratamente di sinistra, è un mero calcolo politico. Ed è qui Franco, giovane leader del gruppo Rinnoviamo Caolonia. Rimaniamo a Caolonia, che presenterà venerdì prossimo al Teatro Marconi di Roma, Caolonia raccontato da Francesco D'Aquino. Io del resto, opera del giovane regista a concorso al Festival, vedete, Titran 2022. Qui Francesco D'Aquino in foto, il direttore artistico della compagnia Fuori Quadro.
fuori squadro, come si evince da questa foto riportata da Gazzetta. Ariace invece, una settimana di rinvio per i Santi Medici, altra festa attesissima nel comprensorio e non solo, le celebrazioni per i patroni Cosma e Damiano avrebbero coinciso con le elezioni che si svolgeranno, ricordiamo, il 25 di settembre, dunque una settimana di rinvio per i festeggiamenti dei Santi Medici, il 30 settembre e l'1 e 2 ottobre la discesa, la processione e il rientro nella chiesa matrice. Qui è la chiesa che custodisce le statue dei Santi Medici Cosma e Damiano in quel di Riace. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo lasciare Gazzetta del Sud, che era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato con i relativi approfondimenti. Subito in sintesi le notizie che riguardano la politica all'interno del quotidiano, per aprire la seconda parte, sempre verso il vuoto, il dibattito che prosegue, i temi più importanti che vengono discussi in questa campagna elettorale proseguono ancora, e intanto Conte prosegue la sua corsa senza alleati, mai in governi tecnici o con Fratelli d'Italia, ha detto, vedete, il leader del Movimento 5 Stelle. Gli errori con il PD impediscono coalizioni. E ancora il punto sulla ricapagina politica e su quella che è la campagna elettorale. Salvini, l'unica emergenza sono le bollette. Il leader della Lega, tra 20 giorni vinciamo e la sinistra non tocca palla, dice Matteo Salvini. E poi ancora la fiamma non c'entra con Mussolini, lo storico Baldoni, Movimento Sociale Italiano l'ebbe come simbolo dal settembre del 1947. La Lega torna alle origini, soldi tolti al sud per il nord, Letta blocca i fondi, la replica, seguiamo le direttive di Draghi. Qui vedete Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito Democratico. L'approfondimento con Focus, Ilaria Cucchi, eccola in questa foto, si presenta a Milano, sono diventata la sorella di tutti, la sua candidatura al Senato con l'alleanza Verdi e Sinistra. E poi i temi della sanità, sì, dell'AIFA ai vaccini aggiornati. Speranza, il ministro della salute, chiede chiarezza a Meloni e Salvini sulla campagna vaccinale del prossimo autunno. Andiamo avanti e ci occupiamo adesso del conflitto in Ucraina, riaprendo l'edizione di oggi, di questo 6 settembre, del quotidiano del Sud, sempre all'interno, prima delle notizie che riguardano la Calabria e i temi anche della provincia. Il conflitto, dicevamo, Mosca minaccia l'Occidente, problemi con il gas fino alla revoca delle sanzioni. Qui Putin è intervenuto ieri a un forum ambientale. Scatta il patto con Macron e Schulz, e ancora dall'inizio del conflitto danneggiate 4 scuole materne al giorno, attaccate 822 strutture, 74 oltretutto completamente abbattute. Cambiamo argomento, ci andiamo ad occupare di Cassazione, stupro di gruppo filmato, partecipe anche chi assiste, vittima una 23enne di Lamezia Terme. Poi test di medicina, oggi la carica dei 65.000. E poi il super nella 8, il 6 manca ormai da 15 mesi, in palio una cifra record di 266,3 milioni. Continuiamo, temi calabresi, adesso andiamo direttamente a Crotone per la cronaca, fatture false per riciclare i soldi del clan Arena, l'operazione tra Lombardia e Calabria, 33 persone arrestate, qui un'immagine da video dell'operazione, beccate dalle telecamere, tutti destinatari delle misure cautelari. Ancora, per quanto riguarda il quotidiano del Sud, elezioni politiche, adesso la ricca pagina, il mezzogiorno nei programmi elettorali. Qui un'urna, le diverse proposte per il reddito di cittadinanza, si fa un gran parlare di reddito di cittadinanza. Qui intanto il taccuino elettorale di questi giorni. Per quanto riguarda domani, il Movimento 5 Stelle apre a Crotone la sua campagna elettorale. Giovedì invece 8 settembre, Caligiuri e Occhiuto saranno a Corigliano. Proseguiamo, uniti vinciamo, da noi nessun paracadutato. Il PD apre la campagna elettorale inaugurando la sede del comitato a Reggio Calabria. Qui vedete l'intervento di Nicola Irto, accanto a lui Falco Matà e Mimmo Battaglia. La polemica Pecoraro e Magorno, chi sceglie il terzo polo aiuta il centrodestra. Continua il botta e risposta dopo l'addio di Ajeta al Partito Democratico.
Vediamo quali sono le altre notizie. L'operazione Reset di qualche giorno fa. Manna si difende con Ida Ambrosio. Nessun accordo, dice il sindaco. L'interrogatorio di garanzia. Ecco il sindaco di Rende, Marcello Manna, che è finito agli arresti domiciliari. Il mio agire improntato alla legalità, dice. La difesa chiede la revoca dei domiciliari. E sempre sull'operazione Reset, il boss è pentito. Non rispondevamo direttamente alla Madonna di Polsi. Il riferimento era Piero Malli. La storia della malavita, la trasformazione in Confederazione 2, qui un mezzo dei carabinieri in foto. Le pagine regionali Calabria, la crisi energetica, Callipo stop un giorno a settimana. Dipendenti in cassa integrazione e fermi ogni mercoledì. L'imprenditore vibonese causa rincari, meglio lavorare meno ma lavorare tutti. Vedete Pippo Callipo deve fare i conti con la crisi energetica e non solo. Comunità Progetto Sud, Don Panizza, se i rincari ci uccidono chi aiuterà i più fragili? Questo è il punto di domanda, bollette salate e spese pazze, le istituzioni aiutino il terzo settore. Catanzaro finanziamenti, italiani tutti indebitati, ma in Calabria con rate più leggere. I dati e le statistiche sono frutto dell'indagine targata CRIF. Qui vedete lo studio del finanziamento. Ci occupiamo adesso di bonus trasporti, ferrovie della Calabria in ritardo, la società ancora impreparata a fornire le agevolazioni ministeriali. Dopo le segnalazioni arrivano però le scuse, presto si potrà procedere. Problemi tecnici ma risolveremo in tempi brevi. Qui vedete ferrovie della Calabria con un treno fermo in una stazione calabrese. La Mezzia, l'aeroporto riaccende antiche diatribe. Il sindaco della città di Catanzaro, Fiorita, propone la nuova denominazione inserendo Catanzaro. Mascaro, sindaco di La Mezzia, ben altri sono i problemi che l'area centrale della Calabria deve affrontare. Intanto il primo cittadino catanzarese, nulla di campanilistico, dice. La notizia di Spalla, si parla di un'industria, turismo, metallo e crisi. Depurazione, presto catasto dei collettamenti, lo dicevamo anticipando i titoli di apertura. Il governatore Occhiuto fa il punto e annuncia i nuovi interventi. Durante la conferenza ricordate gli interventi effettuati sui tratti di mare inquinati. Quest'anno acque pulite dove prima erano sporche. Roma, Petrol Mafia, il PM chiede 10 anni per Lady Bettozzi, questo per la giudiziaria, e poi i temi della sanità. Prestazione PET, c'è l'accordo tra il Pugliese e il Mater Domini, gestione congiunta per la diagnostica dei tumori. Qui il Mater Domini in foto. Carta in Calabria nel 2021, riciclo pari al 60,8%. Andiamo a completare le pagine delle varie province, iniziando da Catanzaro, poi ci soffermeremo su Reggio e provincia, comune, la grande Catanzaro oltre il declino. Dibattito fiume in aula per le linee programmatiche del sindaco. Fiorita, regole e orgoglio di essere una comunità che recupera identità. Vedete il sindaco Nicola Fiorita nel suo intervento in aula, si punta su sociale e infrastrutture. E poi il dibattito dal Dio salvi Catanzaro alla massima fiducia, il confronto punto per punto anche sui temi mai dimenticati come Parco Romani. Istituto penitenziario, il saluto della direttrice Paravati, il bilancio del lavoro svolto e la gestione delle emergenze. Dopo 12 anni lascia il Caridi, il saluto alle autorità e l'applauso dei detenuti e della direttrice Angela Paravati durante il discorso di commiato. Provincia, il centrodestra candida Amedeo Mormile presidente, il centrosinistra deve scegliere, il sindaco Fiorita deve sciogliere invece il nodo. Possibile la corsa solitaria anche di Mascaro. Vedete Mario Amedeo Mormile in questa foto. Lasciamo la pagina di Catanzaro, andiamo ad occuparci di Reggio e provincia. Siamo in conclusione di questo appuntamento in diretta con la rassegna stampa di oggi, ricordiamo datata martedì 6 di settembre. L'omaggio ai bronzi dell'Amerigo Vespucci, aperta alle visite la più anziana unità in servizio alla Marina Militare Italiana. E ancora la città piange invece la scomparsa del fotografo Aldo Fiorenza, eccolo in questa foto. Vediamo quali sono le altre news che arrivano direttamente dalla provincia, direttamente a Caulonia. Il piano per evitare il tracollo, chiesto l'accesso al fondo di rotazione per scansare un secondo dissesto. L'assessore al bilancio, nel documento il disavanzo è stato spalmato su un decennio.
Nelito Porto Salvo, su via Pilati, abbandono incontrollato di rifiuti. La denuncia è di Vincenzo Crea. Impensabile, dice, che il comune sia costretto a intervenire continuamente contro gli incivili, quei cumuli di rifiuti abbandonati. E poi musica il 10 settembre. L'ultimo appuntamento dell'estate bovese con il gruppo Archipelago, qui per quanto riguarda la rassegna La scoperta dei viaggiatori che hanno percorso la Calabria greca. Riciclo carte, Regino tra le province in crescita. Per quanto riguarda i temi ancora del territorio, vediamo se ci sono notizie che riguardano la Piana e poi Vibo. Per completare, Gioia Tauro, l'ospedale deve funzionare. Il Consiglio aperto sulla sanità, a cui però non ha partecipato nessuno. Confronto tra maggioranza e opposizione, pronta la protesta, o chiudo, dia risposte. E ancora fondi per l'assistenza educativa, il consigliere Filippone si dissocia. E poi l'evento, Polistena Futura, chiude la festa, maggioranza sotto accusa, la tre giorni del gruppo d'opposizione, in quel di Polistena. E poi a Palma anche i ciclisti in protesta davanti alla discarica La Zingara, coro di no sulla riapertura del sito di stoccaggio. La pagina di Vibo, commercio vicini alla totale disertificazione. Interrogazione all'amministrazione da parte del Movimento 5 Stelle. Santoro, necessario un piano concreto e stabile che punti all'innovazione. La risposta dell'assessore Carmen Corrado. Grecalis, il vento della parola antica nel grembo del castello normanno svevo, l'incontro culturale con il professor La Rosa. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie, abbiamo detto di calcio, serata Champions questa sera con due sfide importanti, quelle che vedono impegnate Juventus e Milan, e tutti a caccia intanto del Real Madrid, i bianconeri a Parigi, i rossoneri a Salisburgo. Intanto per la quinta giornata che si è chiusa, l'Atalanta vince a Monza della nuova capolista. Il Torino batte il Lecce, Salernitana ed Empoli hanno pareggiato 2-2. Atalanta 13 punti, come vedete dalla classifica, e poi il resto delle squadre, da cui Napoli e Milan che seguono con 11 punti. E poi appuntamento alla sesta giornata, dove ci saranno tante sfide importanti, tra cui spicca anche Inter Torino e soprattutto Sampdoria Milan. Abbiamo completato, tra poco situazione meteo, perché ritorna il grande caldo in Calabria con temperature in aumento già nelle prossime ore, e faremo il punto naturalmente attraverso il meteo tra pochissimo. E poi vi ricordiamo alle 13.30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata. Grazie per averci seguiti, l'edicola digitale firmata Telemia ritorna puntualmente domani. Grazie per averci seguiti, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Questo programma è presentato da...